Ciao ragazzi, benvenuti, siamo alla quarta prova del campionato regionale piemontese. Sono Barbero Bruno, direttore di gara, che vi spiegherò leggermente quali sono le motivazioni per cui siamo tornati nel comune di Cortemiglia. Il comune di Cortemiglia è già stato sede dei campionati assoluti d'Italia, dei campionati regionali e nazionali. La gara, come vi spiegherà il presidente, sarà stata leggermente rimarginata. Sapete i problemi che abbiamo in questo periodo ad avere i permessi. Comunque sono 260 gli iscritti, è già un successo non indifferente per una manifestazione di metà stagione. E tra un attimo passerò, per quanto riguarda la descrizione della gara, la parola al presidente del motoclub Giorgio. Buona serata ragazzi. Ciao ragazzi, a tutti benvenuti all'ottavo enduro della Nocciola di Cortemiglia, che è quarta prova del regionale enduro 2022. Benvenuti a tutti, spero che abbiate già visionato le prove speciali. Io vi spiego brevemente il percorso e lo svolgimento della gara. Partenza domani mattina a ore 9. Si parte subito, immediatamente si fa il cross test, lunghezza circa 3 km, quindi vediamo quello che sarà il tempo di percorrenza. Poi si prende il tratto fuoristrada che ci porta al primo controllo orario, quindi si sale Bergolo e poi si scende a Pezzolo Valluzzone. Primo controllo orario 55 minuti, noi ci abbiamo messo 45 minuti, quindi utilizzate un'andatura abbastanza allegra e divertente, il percorso fuoristrada è bellissimo, a meno, lo so che è un giudizio di parte, ma lo dico da parte mia, quindi controllo orario a Pezzolo, 55 minuti. Quindi questo è il primo controllo orario, si parte, si va avanti, diamo un tempo di 1 ora e 15 minuti, noi l'abbiamo percorso in meno di un'ora, quindi fate di nuovo un bel tratto fuoristrada, reduce di vecchie prove speciali, si arriva alla linea, un po' lunga ma secondo me selettiva, molto bella, una parte di questa l'abbiamo utilizzata per gli assoluti del 2013, spettacolare, bella, fattibile secondo me, si ritorna poi finita la linea, si ritorna al Pado, quindi al CO2 di Cortemiglia di fine giro con 1 ora e 15 minuti, quindi il margine c'è assolutamente perché noi l'abbiamo messo in 1 ora. Quindi si ritorna qua per il fine giro. Aspetto poi i vostri commenti a fine gara, sicuramente riteniamo di aver fatto comunque, la linea è un po' lunga, me ne rendo conto, però assaporate dei posti che sono secondo me fantastici, l'abbiamo riaperta dopo 3 anni, quindi ragazzi, merita secondo me farla. Grazie a tutti e buon giro domani, buona gara domani.